bambini, oggi vi voglio insegnare a costruire un draghetto con i rotoli della carta igienica. Eccolo qua, questo è il mio draghetto, fatto con i rotoli della carta igienica, diviso in moduli, attaccato ad una bacchetta di legno, che può essere anche una bacchetta di bambù o un rametto, quello che avete a disposizione. Adesso vi spiego cosa vi serve. Allora, innanzitutto ve lo metto qua così lo vedete molto bene. Ok, abbiamo bisogno di un rotolo dello Scottex per il corpo, un rotolo della carta igienica per la testa e un altro per costruire le zampe e la coda. Poi abbiamo bisogno di colla, Vinavil oppure la colla a caldo. Forbici, ovviamente, matita e ovviamente dei colori per dipingerlo. E questi che vedete qua, questi colori che ho usato sono colori acrilici perché ho questi a casa. Voi potete usare tranquillamente i colori a tempera. E i colori acrilici sono un po' più difficili da andare via dai vestiti se vi sporcate, per cui dovete stare attenti, ma se avete le tempere andate tranquilli con quello. Ovviamente, se non avete neanche le tempere, potete fare una cosa di questo genere. Ogni modulo può essere rivestito con della carta da pacco regalo e sicuramente qualche ritaglio a casa lo avete, oppure addirittura potete rivestirlo con del cartoncino colorato. Quindi è un lavoro che si può fare tranquillamente. Adesso vi faccio vedere come si procede. Allora, prendo il mio rotolo dello Scottex. Io uso un taglierino, vi fate aiutare da un adulto, si possono utilizzare anche le forbici. Lo tagliamo in 5 parti, non lo misuro, vado ad occhio, per cui la prima parte sarà qui. Taglio come tagliare una fetta di salame, solo un po' grossa. Uno. Due. Mi raccomando, fatevi aiutare. Potete utilizzare anche le forbici, non c'è problema, ma io preferisco il taglierino perché faccio più in fretta. 3. Occhio alle dita, mi raccomando. E abbiamo le 5 parti per la testa, per il corpo, scusatemi. Adesso prendo un rotolo della carta igienica, taglio circa un terzo del rotolo, e ho la testa. Questo lo tengo da parte. Adesso qui posso usare le forbici, apro un rotolo della carta igienica, lo stendo un po', con una penna o una matita, quello che volete, vado a fare la coda, che è semplicemente un triangolo. Non ho bisogno di prendere misure, vado dall'inizio alla fine del rotolo. Può essere anche un po' storta, non ce ne può importare di meno perché a noi questo lavoro non deve venire super perfetto, anzi, se è un po' sghembo ci piace di più. Quindi qui ho ottenuto la coda, ok? Adesso voglio, tengo tutto da parte questi pezzettini perché mi servono. Devo fare le creste della testa, se voglio metterle, che sono queste, le vedete? Viola e verde, le vedete? Eccole qua. Allora, le creste della testa le devo fare due. Allora, ne disegno una. Proprio senza andare a prendere grandi misure, non ci interessano, vi ripeto, la faccio un po' in tondo qui, vedete? Eccola lì, la vedete? Ok, vado a prendere le forbici, la taglio.
Ecco qui. Ne ho una intanto, giusto? Ok, può andarmi. Andrò ad attaccarla poi qui, qui in questa maniera. Allora, con questa faccio l'altra, la disegno semplicemente su un altro pezzo di cartoncino. Magari giro il modello in modo tale che poi prenda la piega già del rotolino. Anche qui la taglio dopo, sempre in tondo. E qui abbiamo fatto la parte dell'altra cresta. Abbiamo tagliato anche questi triangolini. Non occorre essere precisi, vi ricordo, non occorre essere precisi. E abbiamo le due parti della cresta, vedete? Eccola qua. Allora, se io metto la colla Vinavil, devo stare lì e tener fermo finché non si asciuga. Se invece uso la colla caldo, sì, devo tener fermo un attimo, però si asciuga più velocemente. Quindi metto un po' di colla sul bordo, vedete? Sul bordo della mia cresta e vado a posizionarla così, un po' in tondo, vedete? Poi mettetela come vi pare, eh? Io ve la faccio vedere come l'ho messa io. Poi voi fate pure tranquillamente quel che vi piace di più. Lo tengo fermo un attimo e già è ferma lì, ok? Prendo l'altra che andrà da questa parte, ok? Ecco qua, ho messo la colla. Eccola lì. Vedete, con la colla caldo già si blocca. Se invece utilizziamo il Vinavil, dobbiamo star lì una mezz'ora a tenere duro ogni pezzo. Siccome noi non vogliamo star lì mezz'ora, usiamo la colla caldo. Allora, per gli occhi, io ho utilizzato una pallina di Ovatta. Oppure, se avete a casa del Dasso, lo fate con il Dasso, se no con il Pongo. La pallina va tagliata a metà, quindi prendo la pallina, aiuto che scappa, e la taglio a metà. Fatevi sempre aiutare quando si usa il taglierino, quando si usa la colla a caldo, ok? La tagliate, e amica, tagliati. E ottengo due metà, eccole qui. Metto la colla a caldo su una metà e lo sistemo. Schiaccio bene. Uno, abbiamo fatto un occhio, adesso ne mettiamo l'altro. Eccolo qui, ci siamo quasi, eh? La nostra faccia del drago. Ok, poi prendo questo pezzettino di carta, di cartoncino che mi è rimasto, e disegno la lingua se voglio. Nel mio non c'è perché mi sono dimenticata di farla, ma voi potete farla tranquillamente. Vedete che ho utilizzato tutta la lunghezza del cartoncino che avevo a disposizione, proprio non buttiamo via niente. La ritagliamo, magari con un paio di forbici che tagliano meglio il cartone. Eccola qua, la coda del lucertolone. Non è la coda, ma è la lingua, scusate. Gliel'attacco. Attenzione, in questo momento mi sono scottata. Attenzione, eh. Ok, vedete? Perfetto. Adesso
Per esempio, questi piccoli triangoli che noi abbiamo tagliato dalla cresta ci vanno bene per fare i denti, che sono dei denti un po' sgangherati, come si dice, no? Quindi prendo, taglio un po' in tondo qua, prendo la colla, metto sulla cima, non tantissima, ok? E gli attacco un dente. Potete farne anche tanti, eh? Io ne ho messi solo due. Vedete? Uno. Ma voi potete metterne quanti ne volete, eh? Se volete farlo super dentoso, fatelo super dentoso. Qui ne prendiamo un altro pezzo. Con un dente grande, un dente piccolo, dipende da quello che avete in mano. Perché stiamo usando tutto il cartoncino che c'è a disposizione nei rotolini che abbiamo qui. Quindi prendo e lo attacco. Lì. Adesso lui si asciuga. Ecco, e abbiamo preparato la testa. Allora, facciamogli già anche il buco dove deve passare poi come si chiama? Lo spaghetto. Va qui in mezzo, perché se no, se io lo faccio qui il buco, la testa rimane bassa così. Allora, se invece lo faccio in mezzo, è più facile che la testa stia dritta, va bene? Quindi ho fatto il buco con un punteruolo. Se non avete un punteruolo, usate un ago grosso o un chiodino, ok? E quindi la testa l'abbiamo già pronta. Eccola qua. Adesso prendiamo una parte che ci servirà. Una parte del corpo che ci servirà da sedere per capirci, e andiamo ad attaccare la coda. Mettiamo un po' di colla a caldo sulla parte in fondo, qui, e vado ad attaccarla dentro. Eccolo qua. E questo è pronto. E la mettiamo da parte. Adesso ci servono le zampe. Ovviamente non abbiamo più un cartoncino, quindi ne prendiamo un altro di questi cartoncini qui, di questi rotolini. Lo apriamo. La prima cosa che facciamo, allora, se abbiamo un pezzo grande, teniamo da parte questi, mi raccomando, che ci servono dopo. Disegno una gamba. Allora, io la disegno proprio senza nessun tipo di misura. Faccio la coscia cicciotta e poi la zampa. In questa maniera l'ho disegnata addirittura con la penna, avete visto? Eccola qua. La ritaglio. Così. Una volta che l'ho ritagliata, vado a riproporla su un altro pezzo di rotolino. Ne devo fare altre tre, quindi con la penna ripasso, aiuto, una. Due e tre. Queste zampe, una volta che le abbiamo tagliate, andranno dipinte, vanno dipinte da sole. Queste non le attacchiamo subito sul corpo, ok? Perché per dipingere poi ci diventa un po' difficile. Quindi le tagliamo tutte e poi le dipingiamo per conto proprio. Dopodiché, quando saranno asciutte, allora con la colla a caldo o con il Vinavil possiamo andarle ad attaccare sul corpo. Allora, io adesso per comodità ne taglio solo due, giusto per farvi vedere. Ok, vedete? Queste poi andranno attaccate una da una parte e una dall'altra quando abbiamo finito il nostro lavoro. Ok? Quando abbiamo decorato tutto. Quindi teniamo da parte. Adesso, con
con i ritagli che abbiamo qui andiamo a fare le squame, cioè tutte queste parti qui che sono sopra al mio draghetto. Vedete, non sono regolari, sono tutte diverse, anche sulla coda ce ne sono tante, vedete? Ok, adesso andiamo con tutti i ritaglietti che abbiamo, ne facciamo di varie misure, vedete, io non sto lì, aiuto, volano via, alte, larghe, lunghe, strette, in base a quello che avete, anzi, più diverse sono, secondo me più carino viene il lavoro. Eccole qua. Allora, con la colla a caldo vado a mettere sempre sul bordo e ad attaccarle in questa maniera. Vedete? Adesso ne attacco delle altre. Ne metto due, tre. Io ne ho messe tre per ogni pezzo. Voi fate quel che credete. Ne metto, vedete, un po' come sovrapposte. Vediamo se si vede meglio così. Ecco, una dietro l'altra, vedete? Ok. Ne metto un'altra in questo. E vado così via via a fare tutte le parti del mio draghetto. Devo stare attenta a non mettere tanta colla, perché sennò poi viene tutto un mucchio e non è bello. Come qua dietro, che adesso la tolgo via un pochino. Ok. Ok. Ecco qua. Preparo tutte le mie parti del draghetto, anche la coda, tutti i ritaglietti che avete a disposizione sono buoni per fare il lavoro delle squame, ok? Si storgono anche un po', non importa, perché ovviamente il drago ha le squame tutte storte. È un drago un po' così. Non fa paura a nessuno. Eccole lì. Ok, vedete, sono simpatiche anche messe così, no? E lo proseguiamo anche lungo tutta la coda. Una volta che abbiamo fatto tutto questo gran lavoro, siamo già a buon punto e avete già il vostro bel drago quasi pronto. Guarda che coda che viene a questo qua. Ci manca solo da dipingerlo e poi montarlo. Allora, adesso finisco la coda e vi faccio vedere come dipingerlo. Ovviamente voi siete liberi di fare dei colori che vi piacciono di più, di quello che avete a disposizione a casa, ma soprattutto utilizzate la vostra fantasia, cioè se volete dipingerlo di 10 colori diversi fatelo pure, non c'è problema. Se invece volete dipingerlo di un unico colore va benissimo, potete utilizzare quello che volete. Come per esempio se avete delle cose da appiccicarci sopra, possono essere stelle, possono essere, che ne so io, cerchietti, eccetera, eccetera, potete farlo tranquillamente. Ecco qui, quindi rubiamo un po' di colla qui per attaccare questa. Ecco. Ecco qui, vedete, abbiamo preparato la coda, super forte. La lasciamo asciugare, nel frattempo prepariamo lo spazio per dipingere. Allora, tiriamo da parte tutti i cartoncini, proteggiamo il tavolo con un pezzo di giornale, che è importante, perché sennò altrimenti sporchiamo tutto. Stacchiamo la colla a caldo, perché in questo momento non ci serve. Ok, allora vi faccio vedere soltanto alcuni passaggi, perché altrimenti dopo diventa troppo lungo. Ma è molto semplice, vi assicuro che potete farlo con tranquillità. Allora, abbiamo zampe, un pezzo di corpo,
e anche il sedere. Facciamo un draghetto nano? Eccolo qua, guardate un po'. Un draghetto nano con due zampette. Quindi veramente potete fare quello che volete. Prendo un piattino di plastica dove andremo a mettere i colori, un po' di pennelli. Io sto qui, lo dipingo, vediamo un po' se quello l'ho fatto arancione, questo lo faccio verde. Questo verde? Quel verde? Questo verde? Questo verde. Ok, ci metto un po' di verde. Allora, i colori acrilici sono già, come si dice, sono già pronti all'uso. Quindi non hanno bisogno di essere diluiti con l'acqua, raramente si diluiscono con l'acqua. Ho le puzzette, mettiamo anche un po' di giallo perché io voglio farlo un po' sfumato. Eccolo lì. Utilizziamo un pennello che sia anche abbastanza grandino, ok? E cominciamo ad andare a dipingerlo. Allora, dobbiamo fare attenzione innanzitutto a non sporcare gli occhi, in questo caso cominciamo dalla testa, perché gli occhi saranno dipinti di un altro colore, e anche le creste le dipingerò di un altro colore, magari fucsia, non lo so, vediamo. Allora, incominciamo a dipingere. Ovviamente vi sporcherete le mani, pazienza. Non importa. Bello così. Dobbiamo andare a dipingere tutta la parte che ci interessa dipinta del colore che abbiamo scelto. Io in questo caso faccio tutto verde, e poi farò le sfumature. Prima dipingo tutto e poi faccio le sfumature con il colore che ho scelto giallo. Preparatevi voi, se avete i colori a tempera, preparateli per benino, ben mescolati, già diluiti bene con l'acqua, che non siano troppo liquidi, mi raccomando, perché sennò dovete stare 30 ore a ripassare. Quindi utilizzateli giusti, magari li mettete nei vasetti dello yogurt, così siete più sicuri di non andare a sprecarli magari, no? Allora, se io, vedete qui, ho macchiato con il verde, pazienza, sono stata distratta, dopo con il bianco ripasserò più volte e nasconderò quella macchia verde che ho fatto. Piano piano vado a dipingere tutto. Ecco qua. Dietro le orecchie. Dietro l'occhio. Sì, ho fatto un po' di pasticci, E pazienza, metteranno zero. Vorrà dire che ripasserò meglio dopo. Quindi, ecco qui. Vado a finire con il verde. Ho un pezzo di colla. Ok, tiro. Benissimo. Adesso prendo il giallo. Qui bagno un pelino il pennello con l'acqua. E vado a prendere il giallo e vado a metterlo, vedete, in abbondanza sul colore. Vedete che già si assorbe con il verde sotto. Vado a ripescare un po' di verde, ovviamente, e lo tiro. Lo porto anche dietro. Io nel mio ci ho anche messo dei brillantini, perché se non ho un lavoro fatto con i brillantini io non sono contenta, per cui ho messo anche dei brillantini. Se li avete potete utilizzarli, Un po' troppo giallo, quindi vado a metterci un po' di verde di nuovo. Ecco qui. Vedete che risulta un po' sfumato. Sapete cosa vi dico? Ci metto anche un po' di viola. Non lo so, adesso vedo. Vedete? Ok, anche dietro. Ripasso col verde magari, dove mi pare che, ok, sia un po' troppo.
Ecco qua. Adesso passo a un altro colore. Allora, mi raccomando, uno Scottex sempre vicino per pulire bene il pennello, che deve essere pulito bene in acqua, mi raccomando. Ok. E prendo il l'arancione per fare le creste. Le creste le faccio arancioni sia davanti che dietro, perché poi ci farò delle sfumature rosse. Quindi prendo l'arancione, scusate. Anche dentro, con calma, senza andare a sporcare il verde. E in questo caso si può anche ripassare più volte, eh. Ecco qui una. Lì è ancora un po' asciutto. Bisogna aspettare fra un colore e l'altro che si asciughi un po', no? Perché altrimenti ti tiri dietro quello che c'è sotto. Quindi vado con calma, poi lì ci ritorno, quando lì a pulire quel verde, ci ritorno, intanto vado dietro. Sono raffreddata, eh? Ho l'allergia, quindi sono messa proprio bene. Oddio, mi viene da starnutire. Speriamo di no. Vedete? Ecco qui. Bisogna lasciare un attimino asciugare e ripassare poi il colore per renderlo ancora più vivace. Intanto però può andare bene così. Prendo il rosso. Pulisco il pennello, mi raccomando. Bene, mi sono appena sporcata con il rosso. E vado a fare anche qui già le sfumature. Quindi sulle punte, prima le metto. E poi con l'arancione ripasso per dare un po' più di sfumatura. Ah, questo sarà un drago cattivissimo, con queste creste rosse. Stessa cosa faccio dietro. Arancione. Arancione e via. Lasciate asciugare e ripassate finché non ottenete quello che vi piace, il colore che vi piace. Per esempio, qua è un po' troppo rosso. Allora io adesso intanto ho ripassato un po'. Poi lascio asciugare, quando si è asciugato ritorno su e posso ottenere un po' di più sfumature. Perché adesso sono tanto rosse, quindi io andrò a rimetterci un altro po' di arancione. Per ultimo disegniamo, dipingiamo gli occhi, quindi lasciamo che si asciughi molto bene, ok? Possiamo già dipingere la lingua, se volete, rossa, rosso. Ok, e anche dietro.
e per intanto la nostra testa può rimanere così e la lasciamo asciugare. Adesso prendiamo un pezzo del corpo e andiamo sempre con il verde a fare tutto il rivestimento. Ovviamente anche qua poi dovremo fare i buchetti per far passare lo spago. Io poi vi faccio vedere come si fa. Allora, qui dipingiamo bene tutto intorno. Questo, il corpo è facile da dipingere, si sta veramente poco. Si dipinge tutto. Poi ci aggiungiamo del giallo dove vogliamo che ci siano delle sfumature. Così. Ripassiamo con il verde, mescoliamo il colore. Lasciamo asciugare, facciamo anche la parte della coda, il sedere. Mi piacciono queste punte qui, è molto carino. Tiriamo bene il colore, non lasciamo dei mucchietti, mi raccomando, perché non va bene. Ci siamo anche qua. Anche se il colore va un po' dentro, non importa, eh? Cioè, se sporcate anche dentro, non ha nessuna importanza. L'importante è che sia dipinto tutto, tirato il colore senza mucchi. Ok. Ci siamo quasi. Perfetto. Un po' di giallo. Così, verde, tiriamo. Allora, le sfumature non devono essere perfette, cioè devono essere proprio tirate. No, assolutamente. Più che altro ci interessa che il colore faccia un po' di movimento. Se è tutto verde è un po' troppo statico, allora con un po' di macchie diventa più bellino. A me piace di più, per esempio. Vedete qua un po' più giallo. Ok, vedete? Abbiamo dipinto tutto. Asciughiamo anche questo un attimo. Laviamo il pennello. Cambiamo lo Scottex. Adesso facciamo le creste, le punte delle. E le facciamo tutte arancione, anche lì con una punta di rosso. Allora, rimettiamo un altro po' di arancione perché qua mi sa che è poco. Ok. Pronti via. Allora, io nel mio ne avevo fatte metà di un colore, metà dall'altro. Qui possiamo farle tutte uguali e poi fare solo le sfumature in punta, d'accordo? Io sto facendo le cose in fretta per farvi vedere, ma ho lasciato del tempo fra un passo e l'altro perché il colore si asciugasse, eh? Per cui dovete fare attenzione anche voi a queste cose, se volete fare il lavoro fatto bene, perché se no la fretta rovina un po' tutto. Ecco qui, arancione. Prima da una parte e poi dall'altra. Vedete che qua il verde un po' fa da padrone, ma non importa, dopo, quando si è asciugato, si può ripassare un'altra volta. Bene.
Giriamo. Ok. Siamo ragazzi, ci siamo. Ecco qua ce n'è un po' troppo. Questo verde ci sta un po' rompendo le scatole. Po' di rosso. Tic, 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 tic. Non è sangue, perché già qualcuno vedo lì tutto preso a fare un T-Rex, tutto insanguinato. Sono delle sfumature, chiaro? Non ha ammazzato nessuno sto drago qua. Ho dei dubbi che sia un drago violento. Ecco qua. Allora, abbiamo dipinto queste tre pa due parti, una, due, tre testa, pezzo di corpo, le zampe. Dobbiamo farle verdi. Anto, di che colore lo facciamo? Verdi. Le Allora, bisogna stare attenti a come si dipingono. Quindi io le appoggio così e le dipingo in questa maniera qui, posizionate in questa maniera, perché magari qualcuno le dipinge così e poi vanno una dietro l'altra, non va bene, si corrono dietro, come si dice. Devono essere una di fronte all'altra, così siamo sicuri che abbiamo una destra e una sinistra. Ok? Abbiamo il pennello e andiamo a riprendere il nostro verde e dipingiamo per bene le nostre zampe. Devono essere proprio perfette, eh? Ovviamente ci sporchiamo le mani, ma pazienza! Questo lavoro è proprio un lavoro che ci fa sporcare tanto, ma non importa. L'importante è non sporcate in giro. Fatelo sul giornale e non andate in giro con i pennarelli sporchi, né cercate di dipingere i fratelli, che non è il caso. Ok, anche qui un po' di giallo, sì, sulla coscia. Perfetto. Allora, diciamo che tutta la parte di pittura grossa l'abbiamo fatta, quindi laviamo molto bene il pennello, non lasciamo mai pennelli sporchi, perché la volta dopo non li potete utilizzare. Quindi si lavano bene, io poi questo lo lavo con l'acqua e sapone, quindi ricordatevelo. Adesso, se avete o uno stuzzicadente o un bulino come questo, potete utilizzare anche uno stuzzicadente, anche dei cotton fioc, vengono delle palline un po' troppo grosse però. E possiamo andare a fare i puntini che il mio draghetto ha sul corpo. Vedete che ha un po' di varicella? Eccolo qui. Allora, lì faremo viola. Se vuol venire giù, però. Vediamo. E andiamo. Shh. Andiamo a prendere il colore con il bulino e a metterci i puntini in questa maniera, così. Ecco qui. Ne faccio tanti. Allora, questi viola. Adesso facciamo anche su il corpo con la coda, il pezzo con la coda.
se non li volete fare, non fateli, eh? Non c'è problema. Io li ho fatti perché a me piacevano. Vi faccio vedere cosa faccio io. Ecco qui, adesso ne faccio un pochi così. Poi ho a disposizione il rosso, posso farne anche rossi. Pulisco il bulino. Prendo il rosso. Come vi ho detto, stuzzicadente oppure anche un cotton fioc. Il cotton fioc fa dei punti un po' più grandi. Potete farlo tranquillamente perché potrebbe avere delle macchie di colore più grosse. Non ci danno fastidio, assolutamente. Quindi qua, anche qui. Mi piace con i punti rossi, eh? Così, anche sulla testa che mi sono dimenticata, poi dipingiamo anche gli occhi, non preoccupatevi. Così facciamo queste cose qui, viola, ok, ecco qui. Mettiamo anche questo, viola, qua c'è scappato un po', lo rifacciamo di nuovo, ok, lo facciamo anche sulle zampe, si sono già asciugate un pochettino e facciamo queste cose qui, quindi tic 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 tic. Anche qua, viola, aspetta che puliamo l'ambaradan qua, poi volete metterci anche degli altri colori, fatelo pure, non c'è problema, intanto facciamo questi così. Adesso lasciamo asciugare un attimo, prendiamo un po' di colore bianco e facciamo gli occhi. Allora, prendiamo il bianco, lo mettiamo qua, eccolo lì, aiuto aiuto, un altro pennello, il raffreddore, aiuto aiuto, vado a coprire tutta la parte, vedete qua che adesso si è asciugato, è molto più semplice dipingere sopra e coprire le parti che sono state macchiate, quindi vedete, lì c'era un po' dell'arancione, sono stata un attimo a fare la copertura, eccola lì, vedete? Sì, ecco qui, e quindi eccolo lì, poi l'altro occhio qua, stiamo attenti a non andare sul verde. Ecco qui, ok, dipinto. Io dipingerei anche questi due dentoni bianchi, così e così, eccoli, occhi e denti bianchi. Adesso ci serve un po' di nero per fare la pupilla, ma la lasciamo asciugare un attimo, quindi intanto lo mettiamo il nero e intanto vi faccio vedere come fare i legacci fra un pezzo di corpo e l'altro per poter costruire poi la marionetta. Allora, abbiamo detto che ci serve dello spago e un ago grosso che già non trovo più, molto bene, eccolo qua. Questo ago grosso qui, aspettate un attimo che lo prendo. Un ago grosso. Allora,
con il punteruolo o un chiodino o quello che avete a casa potete andare a fare i buchi nel corpo. Allora aspettate che io ne prendo uno a caso. Praticamente i buchetti li facciamo uno da questa parte e uno dall'altra, così. Qui in mezzo ci sono le scaglie. Adesso faccio un buco, vediamo se riesco, che non è tanto bagnato. Allora ne faccio uno da questa parte, vediamo, è un po' umido quindi faccio un po' più fatica. Vediamo che prendo una gomma, la metto dentro così ce la faccio. Ecco, con la gomma si riesce a fare il buco se è ancora bagnato, ok? Metto la gomma sotto. Aiuto. Ecco qua, vedete? Io adesso ci ho messo il dito sopra, pazienza. Comunque, un buco è qui. 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 E un buco è qui. Ok. Volendo, si possono fare anche sotto. Nel mio ho fatto i buchetti anche sotto, devono essere in corrispondenza, cioè cosa vuol dire? Che non è che lo posso fare qui, ma devo farlo se questo è qui, qui lo facciamo qui. Uno e l'altro dall'altra parte. Dipende da se volete che il drago sia ben fisso. A me piace di più che ballerino, perché facendo il buco solo sopra avevo visto che era tanto ballerino e non mi piaceva tanto, quindi ho fatto i buchi anche sotto e l'ho legato anche sotto. Adesso vi faccio vedere come su due pezzi di quelli non dipinti, perché sennò altrimenti rovino tutto il lavoro che deve asciugarsi. Allora, due buchi e poi due buchi. Due buchi e due buchi. Uno. Eccolo qui. Eccolo qui. Fatto. Adesso prendo dello spago. Prendo l'ago. Ovviamente ho delle mani zozzissime, ma pazienza. E vado a... Vedete come cucire? Tengo un capo dentro. Di qua, vedete, passo da questa parte. Tengo sempre fermo con le dita dentro il capo che ho dentro, decido quanto far largo il ponte. Se lo voglio più stretto tiro di più il filo, se lo voglio più largo lo lascio più largo. Vi viene un drago gigantesco, lunghissimo, quindi cercate di fare una misura abbastanza giusta. A me piace più piccolino, per esempio. Ripasso nello stesso buco, vedete? Così, e vado dentro di qua, dall'altra parte, prendo e ho fatto il ponticello. Con una magia super vado a fare il primo legaccio. Allora, questo sarà semplice perché abbiamo il corpo aperto. Gli altri saranno difficili perché avremo tutto il corpo che abbiamo dietro, per cui non sarà facile, ma dovrete avere un attimino di pazienza. Ecco qua, questo è il primo ponticello. Ovviamente le forbici non tagliano. Vedete? Proseguite con gli altri poi, no? Quindi se volete farlo anche sotto, fate prima tutta la parte lunga da una parte, cioè tutta la parte sopra,
poi girate il vostro lavoro e fate tutta la parte sotto. Quando andate ad attaccare alla testa, al corpo, fate un buco nella testa, vedete, qui sotto, in modo tale che la testa sia a questa altezza, vedete? Cioè non in mezzo qua. Il buco che ci serve per tenere dritta la testa poi sarà qui. Infatti nel nostro zucchino nuovo qui abbiamo fatto il buco qui in mezzo, da qualche parte, so io che c'è. Qui, eccolo qua, per tenere dritta poi la testa, ok? Legate tutto, dopodiché due fili lunghi andranno a sorreggere la testa, che è questa, ok? Con la cordina che spunta da qui, quindi facciamo un nodo, passiamo col l'ago, facciamo un nodo sotto e poi facciamo andare su la cordina e la leghiamo nella stecchetta. E la stessa cosa anche qui, facciamo passare la cordina nel buchetto in fondo, facciamo un nodo e andiamo su a legare poi nella stecchina. E abbiamo ottenuto il nostro bel draghetto, che può essere una bella marionetta per fare uno spettacolino. Se non avete abbastanza rotolini, ma volete per forza di cose fare un lavoretto con i rotoli della carta igienica, potete, e ne avete due per esempio, potete fare questo simpatico unicorno, eccolo qua, vedete, lo metto meglio, eccolo qui l'unicorno. Qui ce ne sono due di rotolini, uno per il corpo e uno per la testa. Per renderlo più carino ho dipinto, cioè ho chiuso e dipinto anche il davanti, perché così gli ho fatto la faccina simpatica, e invece dello spago ho utilizzato della lana colorata in tinta. I piedini, gli zoccoli sono delle palline di legno. Se non avete le palline di legno, potete usare quelle di ovatta, potete fare delle palline di DAS oppure di utilizzare i tappi delle bottiglie di plastica. Poi ho utilizzato un po' di gommina di quella brillantinata per far coda e criniera e anche per fare poi l'unicorno, vedete? Eccolo qua, ed è anche questo molto carino. È legato a solo due cordine ed è legato su le bacchette del gelato, quindi dovete mangiare almeno due ghiaccioli, ok? Oppure se avete soltanto un rotolino e volete per forza fare un lavoretto, vediamo dov'è, non lo trovo più, eccolo qui, potete fare, questo è un coniglietto, potete fare qualsiasi tipo di animaletto dipingendo il rotolino e poi aggiungendo delle parti in cartoncino. Questo è un coniglietto, ma può essere trasformato in un gatto, un cagnolino, un orsetto, una rana, quello che volete. Potete utilizzare veramente i rotoli da carta igienica nelle maniere più disparate. Ovviamente non volete fare animali, volete fare un trenino, fate anche un trenino, non c'è problema. Quindi spero di esservi stata utile, che vi sia piaciuto. Il mio preferito è questo unicorno che farò correre adesso lungo le colline del Friuli, e ci vediamo più in là. Ciao bambini, ciao ciao.